Dal sogno alla realtà in poco più di 3 anni, Xiaomi è riuscita a realizzare da sola la sua prima auto elettrica, facendo meglio di Apple, Sony e Huawei e diventando una interessante alternativa alle Tesla. Siamo saliti a bordo della coupé cinese andando a visitare la fabbrica alle porte di Pechino dove viene prodotta. Le linee sono eleganti e piuttosto classiche, ma SU7 è un concentrato di tecnologia, ad iniziare dai motori sviluppati in casa dall'azienda, come l'Hyper Engine V6S, montato sulla versione sportiva Max, che raggiunge una velocità massima di 265 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 in appena 2,78 secondi. Interni ampi e spaziosi, con comandi anche vocali gestibili grazie al sistema operativo HyperOS, lo stesso che si trova negli smartphone di Xiaomi. Bella, potente e ambiziosa, la SU7 ha un costo in Cina che parte da circa 27.000 euro. Non sorprende quindi il grande successo che sta avendo nel paese asiatico, con oltre 100.000 unità già prenotate. Quest'auto potrebbe arrivare anche in Italia a partire dall'anno prossimo.